Molto bene amici, bentornati su Officina del Pilota. Io come sempre sono Matteo e non vedo l'ora di rivedere le vostre facce sorridenti qui sul canale. In questo episodio parleremo di una Mini Innocenti del 1975. Per chi di voi non avesse visto i precedenti video, ci sono due link che potete vedere qui in alto a destra su questa scheda, che sono uno è come, non ricordo il titolo, come restaurare una Innocenti Mini Cooper 1003 arrugginita, l'altro è il famosissimo video del Renault Clio Williams, nel quale troverete un bonus della seconda fase del restauro della Mini Innocenti, appunto. Nice. Vedremo il restauro della Mini Innocenti. Riprendiamo da Natale. La Mini aveva subito due mani di fondo. Dopodiché vi ho detto, ragazzi, siamo pronti per verniciare, per spruzzare, per entrare nel forno. Non è stato così, perché il cofano, appunto, sul quale ho lavorato, era diventato una carta straccia. Eccola così, ecco il cofano, ve lo faccio vedere proprio in questo istante. Era in condizioni drasticamente non lavorabili. Che cosa ho pensato di fare? Ho pensato di comprarne un altro Classic Mini. Non è lui, non è Mini Spare, è in Italia e ci ha mandato un cofano alla fine, fortunatamente, che non era poi tanto male. Sai che ti dico? Te lo faccio anche vedere il cofano, che è arrivato anch'esso con delle buche, è stato stuccato e carteggiato più volte, è stato ridato il fondo ancora una volta e non era perfetto, ma insomma era in buone condizioni, pronto per entrare finalmente nel forno. Sono entrato nel forno e abbiamo verniciato questa magnifica Mini. E adesso tu ti vedi il video, ma rimani connesso fino alla fine, perché proprio negli ultimi minuti vi farò vedere com'è venuta. Ora basta con le chiacchiere, andiamo a goderci un po' il video. Ciao! I will be telling you everything I know. And hear the crowd scream, hey, hey, let us go. I wouldn't let you settle down here below. When there's no one to blame, it's a hoax, it's a shame, that's all. In the city of dreams, that is all you've been waiting for. Do you ever feel that this place is real? Peccato! Adesso te la faccio spingere. Vai, vai, spingi, spingi. Tu ti metti qua. Così? E fermi. Dai, sali, va. Vai, vai. È pronta la Mini, che ne dici? Sì, sì. Eh? È
bella, funziona bene, suona bene. Ok? Mi porti per cortesia in garage, caro? Grazie. Qual è? Vai dritto. E nel garage, parcheggiata lì, bella bella, vado a prendere due luci e vi facciamo vedere più da vicino com'è venuta. Del garage, bello, Sono cinesi. Ecco il baule, I pezzi ci sono tutti, ragazzi. Sembrano delle caramelle, candy shop qui. Il cofano, tutti gli altri pezzi della Mini, sparsi un po' ovunque, ma ci sono tutti. Simo, mettila dentro, vai, va. Che te ne pare? Devo dire che è venuta bene. Però Matteo, mi pare che manca qualche pezzo. Guarda dove stanno. E adesso chi li monta? Un altro sta sul tetto della Subaru e un altro là dietro. E li monta il sottoscritto. In poche parole, conviene rimontare prima il motore e poi montare tutto il resto della carrozzeria, altrimenti potremmo graffiarla, non credi? Sì. Magari mi potevi aiutare tu. Proprio arrivo. Ragazzi, non è assolutamente difficile rimontare gli sportelli e tutto il resto. È un gioco da ragazzi. Sei nuovo in questo canale? Sì, allora iscriviti. E c'è nel prossimo? Ah! Molto probabilmente qui sotto commenterai dicendo: Matteo, ma il motore? Ma che è una macchina? Come, cioè, che restauro è se poi non c'è il motore? Facciamo sempre la carrozzeria e poi il motore. No, non è vero, il motore adesso lo faremo, senz'altro, e faremo un video sul montaggio del motore e ci sono anche delle bellissime sorprese per quanto riguarda i componenti che vanno nel vano motore. Come sempre seguiteci anche su Instagram Officina del Pilota. Se volete vedere piccoli aggiornamenti tutti i giorni, seguiteci su Officina del Pilota Instagram. Per seguire aggiornamenti quotidiani puoi andare su Instagram Officina del Pilota e mettere segui. Così che tu possa vedere cosa succede tutti i giorni. Bella rossa col tetto nero. Abbiamo mantenuto l'originalità della Innocenti, rosso 72 tetto nero. Abbiamo pensato più volte di cambiare colore. Abbiamo ragionato anche un mese e mezzo su che colore potessimo fare. Era stato preso in considerazione il verde, verde tetto nero, verde tetto bianco. Poi alla fine al libretto la macchina è rossa. In realtà il rosso è il 74, noi abbiamo fatto il 72 che è leggermente meno aragosta, è un po' più rosso vivo. Ci sembrava più bello e l'abbiamo fatta rossa. Domanda, importantissima domanda, e vi prego di rispondere qui sotto nei commenti. Voi di che colore l'avreste fatta? Ragazzi, vi comunico che il capitolo di questa Mini, la Mini rossa col tetto nero Innocenti del 1975, riprenderà non appena cominceremo a montare il motore. Motore e cablaggi nuovi per la Mini. A quel punto rimonterò gli sportelli, il parabrezza, i lunotti, gli specchietti, insomma verrà rimontata tutta e vi faremo vedere come sarà venuta al lavoro ultimato, terminato, e faremo anche un bel giro, quindi passerà del tempo, forse un mese, forse due, ma nel frattempo ne faremo tanti altri video. Rimani con noi e un grande saluto da Matteo, Officina del Pilota. Un abbraccio, ciao!